Piattaforma nuova e nome che si rifà alla tradizione, la nuova Mitsubishi Space Star, che si colloca a cavallo fra i segmenti A e B, fra i più ampi e competitivi della categoria. La nuova Space Star si prepara ad aggredire il mercato con tre record assoluti: quelli del peso, 845 kg, quello delle ridottissime emissioni di anidride carbonica, solamente 92 grammi chilometro di CO2, e soprattutto i ridotti consumi, 25 km con un litro, che tradotto vuol dire 100 km percorsi con 4 litri di benzina. Il lancio della nuova Space Star è anche un momento per fare un bilancio dell'anno fiscale, Fiscal Year 2012, che si è appena concluso per Mitsubishi Motors, un'azienda che gode di ottima salute, con 1 milione di vetture vendute nel mondo, con 18 miliardi di euro di fatturato e un utile netto di 380 milioni di euro, registrando un incremento rispetto all'anno precedente di 140 milioni di euro. La situazione è buona a livello mondiale, chiaramente l'anno scorso in Italia ha risentito della crisi del nostro paese e anche della debolezza dell'euro rispetto allo yen. Questo fattore si sta ribaltando, visto che in questo momento l'euro si è rafforzato rispetto allo yen, e c'è una previsione positiva per il prossimo anno fiscale in Italia, soprattutto con un totale, si prevede, di 6.000 unità vendute. Per quanto riguarda il design esterno, questa nuova Space Star ha un design, una linea fluida, molto moderna, con questi fari avvolgenti, con i fendinebbia bassi, e poi una nervatura cuneiforme nella parte laterale che si raccorda anch'essa con i fanali posteriori avvolgenti, un lunotto più piccolo che dà un'idea sportiva, così come questo spoiler che, oltre appunto a migliorarne la sportività, migliora soprattutto l'aspetto aerodinamico. So we don't know where we've been. Le motorizzazioni disponibili saranno due, entrambe benzina, un 1000 e un 1200. Il prezzo base per quanto riguarda il 1000 in allestimento Invite sarà di 11.400 euro, per passare poi ai 12.950 euro della versione, sempre motore 1000 benzina, però versione Intense, e poi l'ultima versione, quella del motore 1200 allestimento Intense, per 13.950 euro. Fabrizio Suigo è Product Manager di Mitsubishi Motors Italia. Iniziamo subito dalle dimensioni di questa vettura: 371 cm, quindi a cavallo tra il segmento A e il segmento B. Diretta concorrente la Micra? Diretta concorrente direi Nissan Micra, anche se il segmento A e B è un segmento molto composite, il segmento, sono i due segmenti più grandi nel mercato italiano, dunque i concorrenti sono veramente sterminati. Se vogliamo scegliere proprio un concorrente, direi Nissan Micra, per una ragione anche di nazionalità, sono entrambe giapponesi. Ecco, ma soprattutto voi avete studiato che cosa i concorrenti offrivano per poter dare di più. Sì, abbiamo fatto un intenso lavoro per cercare di offrire con Space Star un prodotto che sia a livello assoluto rispetto ai concorrenti, una vettura compatta con moltissimo spazio dentro e con tantissimi accessori di serie fin dall'allestimento di partenza Invite. Pensiamo di aver fatto un lavoro molto interessante per i clienti, perché potranno in dimensioni compatte avere tutto quello che serve, a partire dall'enorme sicurezza che Space Star può garantire con 6 airbag di serie e SP e tanti altri elementi che fanno della sicurezza uno dei suoi valori. Per quanto riguarda questi tre record di cui si parla molto, quindi questo peso, ripetiamo, di 845 kg, poi i consumi ridottissimi e le emissioni ridotte, questi sono tre aspetti fondamentali. Sono tre aspetti sempre più fondamentali, anche i clienti italiani sono sempre più attenti a quello che è appunto l'attenzione all'ambiente, quindi le emissioni e ovviamente ai consumi, per ovvie ragioni. La vettura dei record perché consente di percorrere 25 km con un litro, vuol dire 4 litri per percorrere 100 km, e di emettere solo 92 grammi di CO2 per chilometro. È un valore molto importante che ci permette di essere orgogliosi di presentare oggi Space Star al mercato italiano.
Ecco, per quanto riguarda le missioni, bisogna ricordare questa ricerca, tanto per far capire l'importanza di ridurre le emissioni di anidride carbonica. In un anno, quindi con questo percorso stimato di 15.000 km, si risparmiano circa 700 kg di anidride carbonica, che sono tantissimi. Sono 690 kg di anidride carbonica emessa in meno, di peso emesso in meno. Tanto per dare un riferimento, ci vogliono circa 50 alberi per poter assorbire questi chili di anidride carbonica emessi. Dovendo dire, dal punto di vista dello stile, vediamo delle linee abbastanza fluide, moderne, ma insomma non salta agli occhi niente di particolare. Il plus è dentro. Il plus è dentro, ma anche la linea esterna ha qualche elemento importante, perché è una linea molto fluida che fa capire come il lavoro degli stilisti sia stato fatto per rendere una vettura compatta anche interessante dal punto di vista del design. È ovvio che chi avrà l'opportunità di sedersi dentro, cioè i nostri clienti e chi si avvicinerà a Space Star, si accorgerà che pur in dimensioni esterne compatte, 371 cm, lo ricordava lei, avrà un'abitabilità totalmente ai vertici della categoria, avrà uno spazio interno per 5 persone di tutto rispetto. I motori disponibili sono due benzina, il 1000 e il 1200. Parliamo di queste motorizzazioni. Sì, sono due motori di progettazione Mitsubishi, benzina, 1000 e 1200, con fasatura variabile, tre cilindri. Grazie anche al fatto di essere tre cilindri e quindi con minori attriti, ci ha consentito di avere un motore cosiddetto dei record, ma non solo, da dopo l'estate saremo in grado di proporre al mercato anche versioni con GPL, con motorizzazione GPL, e sappiamo quanto in Italia il GPL sia importante sia per attenzione all'ambiente ma anche per attenzione ai costi. Il cambio automatico è un cambio che sarà un optional, quindi a richiesta, disponibile sul 1200 con un plus di prezzo. Però voi come Mitsubishi Motors pensate che sarà il motore 1000 quello più richiesto in Italia, come mai? Diciamo dall'esperienza che abbiamo fatto negli anni e guardando le ricerche di mercato, vediamo che quando abbiamo due motorizzazioni così vicine nel mercato italiano, un 1000 e un 1200, la clientela si orienta tranquillamente sul motore di cilindrata più bassa. Nel caso del nostro 1000, avendo poi prestazioni di tutto rilievo anche superiori a motori 1200 della concorrenza, pensiamo di poter dire che il 1000 la farà un po' da padrone nel mercato italiano per quanto riguarda Mitsubishi e Space Star.